Buongiorno e benvenuti a Storie di Power Generation, il format di CariProFactory che mira a raccontare la leadership e l'imprenditorialità al femminile nell'ecosistema dell'innovazione in Italia. Da qualche settimana abbiamo cominciato a raccontare storie di grandi donne che hanno fatto la differenza. E in questo spazio, fino alla fine dell'anno, ospiteremo imprenditrici, sportive, scienziate, artiste e manager di grandi aziende. Oggi abbiamo con noi un ospite davvero d'eccezione. Uno di quei talenti che dopo un percorso di studio e di lavoro negli Stati Uniti è rientrato per fare la differenza nel nostro paese. Si chiama Gaia Spolverato ed è una chirurga oncologa. Buongiorno Gaia e benvenuta a Storie di Power Generation. Buongiorno e grazie dell'introduzione. Grazie mille a te per essere qui. Prima di iniziare la nostra chiacchierata, abbiamo preparato una breve scheda introduttiva per presentarti alle persone che oggi sono collegate con noi. Vediamo insieme la tua videoclip. Gaia Spolverato è una chirurga oncologa, fa parte del consiglio direttivo della Società Italiana di Oncologia Chirurgica e ha dedicato molte delle sue ricerche ai modelli predittivi di cura. Si è laureata in chirurgia generale, poi è volata negli Stati Uniti, a New York, dove è stata ricercatrice alla Johns Hopkins University e ha lavorato al Memorial Sloan Kettering Cancer Center, uno dei più importanti centri oncologici al mondo. Ma lei è una donna, è quello che si è sentita dire dal suo professore al primo anno di medicina, parlando della sua ambizione di voler fare la chirurga. È stato il primo di una lunga serie di episodi che continuano ancora oggi. Per questa ragione Gaia, insieme a Isabella Frigerio, ha fondato l'associazione Women in Surgery Italia, che ha l'obiettivo di valorizzare la diversità di genere nella medicina chirurgica. Da New York, Gaia si è portata a casa la passione per il running. Si sveglia tutte le mattine alle 5 e mezzo per andare a correre e per suonare il pianoforte, l'altra sua grande passione. Gaia, speriamo che sia tutto giusto e di non aver dimenticato nulla. Comincerei la nostra chiacchierata partendo proprio dall'inizio della tua carriera. Perché hai scelto di fare il medico? Io ho scelto di fare il medico per un desiderio di restituzione. Ho sempre pensato che fare il medico volesse dire prendersi cura di un'altra persona e in qualche modo contribuire con la propria conoscenza, con la propria scienza ad un certo punto al benessere degli altri. Strada facendo, poi mi sono appassionata sempre di più, però sicuramente questo è stato il primum movens. Certamente stimata anche un pochino da una passione, insomma, anche a casa nessuno di noi è medico, però insomma mia madre ad esempio era molto molto disponibile nei confronti degli altri qualora stessero male, quindi in qualche maniera, insomma, vedendo quanto le persone intorno a me si dedicassero agli altri, ho pensato che forse studiare per questo, per diventare una professionista in questo settore sarebbe potuto essere di grande soddisfazione. Parlando sempre, diciamo, un po' di soddisfazioni, hai alle spalle sicuramente un'esperienza di carattere internazionale. Da Padova a New York, quali sono stati i momenti cruciali della tua formazione e poi come questi hanno inciso sul tuo percorso professionale? Ma sicuramente la parte fondamentale di tutto, io dico sempre, è stato lo studio. L'Università di Padova ha dato a me le basi su cui costruire quello che so fare adesso, ed è qualcosa di imprescindibile. La scelta dell'università, la scelta della carriera parte ovviamente dallo studio, e dalla passione che gli studenti hanno per la loro professione, che è appunto lo studio della medicina. La scelta di Padova è stata sicuramente poi premiata negli anni anche con il mio ritorno molti anni dopo come docente a questa università. Il secondo punto importante è stata la possibilità di andare negli Stati Uniti da studente di medicina l'ultimo anno, come med student di fatto a Memorial Sloan Kettering, posto in cui poi tornai anni dopo come chirurga. Il terzo passaggio importantissimo è stato l'esperienza negli Stati Uniti durante la scuola di specializzazione in chirurgia generale, e la possibilità di trovare un mentore d'eccezione che è stato il professor Tim Polyk, che per me ancora è una figura di riferimento in ambito di ricerca chirurgica.
fino poi alla gloriosa esperienza di chirurga, International Fellow in Surgical Oncology al Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York, dove veramente ho potuto mettere a frutto le conoscenze e fare veramente quello che è la mia passione, la chirurgia oncologica. Sicuramente la possibilità di tornare indietro e tornare a Padova è stato in qualche modo una chiusura del cerchio, che non vuole essere una chiusura ad oggi, insomma, in cui la carriera è ancora tutta da costruire, ma è un ritorno alle origini per me importante. Lavori in un ambiente, quello della chirurgia, che sicuramente, diciamo, è considerato un mondo al maschile. Mi chiedo se ancora oggi questo è così. Lo è assolutamente, sempre meno, o meglio, ora si sta sempre più attenti ad alcuni aspetti che minano sicuramente la sensibilità pubblica, non più solo delle chirurghe, però è un ambiente maschile, lo è da sempre e temo che ancora lo rimarrà per un po', fin tanto che non si iniziano a scardinare alcuni poteri. La chirurgia è un lavoro, sempre stato ritenuto un lavoro di forza, cosa che ovviamente non è, un lavoro di testa, un lavoro di manualità, è un lavoro di calma, di pazienza, è un lavoro di conoscenza, che non ha nulla a che vedere con la forza fisica. Per fortuna ovviamente la tecnologia ci aiuta e ci viene in soccorso anche laddove in alcuni interventi la forza fisica dovrebbe essere più necessaria, ma comunque non è nemmeno più considerato un lavoro di forza per definizione. Però rimane sicuramente un ambiente, anche molto spesso per questioni goliardiche, eccetera, ancora parecchio chiuso. Rimane un ambiente che comunque dà spazio alla conoscenza e un ambiente in cui si riescono a far entrare persone che hanno il desiderio di apprendere e che hanno le conoscenze da condividere. E quindi, anche nonostante le difficoltà magari relate al gender, alcune di noi riescono a trovare un loro spazio. Sta succedendo soprattutto all'estero, succede anche qui in Italia sempre di più, e quindi io mi auguro che tra qualche anno questo sia solo, insomma, sia solo un ricordo. E lo dimostra anche il numero sempre crescente delle specializzande in chirurgia, cui auguro di poter fare questo mestiere e di farlo bene anche dopo la scuola di specializzazione, passaggio fondamentale nella nostra carriera. Quindi non è tanto importante solo entrare in scuola di specialità, sicuramente è importante, ma non è solo il primo passaggio, ma poi effettivamente fare la professione e possibilmente portarla ai vertici. L'anno scorso le chirurghe in Italia erano 130. La strada sicuramente per raggiungere un po' la parità di genere ancora è tortuosa. Hai mai vissuto una situazione in cui l'essere donna è stato per te discriminante? E se sì, come l'hai affrontata? Ma diciamo, voi avete fatto l'esempio dei primi anni di università, no? In cui si parlava, io racconto sempre questo episodio, in cui si era proprio il secondo semestre del primo anno di università e il professore chiedeva chi di noi avesse voluto fare, che ne so, il cardiologo, il gastroenterologo, il ginecologo, eccetera, tutti i termini rigorosamente declinati al maschile, e finché dice chi vuole fare chirurgo, no? Allora mi ricordo che alzai la mano e dissi io voglio fare chirurgo, e insomma lui mi disse no, beh, a parte te, che sei una donna, no? È stato peculiare e quello è stato il primo di molti. Io li ho sempre considerati, quelli li ho chiusi nella parentesi scherni, ironia, no? E di quelli ce n'è moltissimi lungo la carriera, ancora adesso. Però mi sento di poterlo dire anche per molte delle mie colleghe, che gli scherni e l'ironia a un certo punto lasciano il tempo che trovano. Le difficoltà vere, e sono le difficoltà sulle quali bisogna lavorare, sono le difficoltà concettuali, cioè il fatto che essere donna diventi un problema nel momento in cui si voglia procedere con la carriera. A me personalmente non sono capitati molti episodi in cui di fatto mi è stato detto di scegliere tra la mia carriera e la mia vita professionale, eccetera, perché fondamentalmente, come dico spesso, mi sono disegnata una strada.
quando c'erano delle restrizioni cercavo uno sfogo, che molto spesso sono negli Stati Uniti, con l'unico obiettivo di formarmi al meglio, con l'idea unica che una volta che io fossi stata formata veramente bene nella mia professione e poi in grado di svolgere questo compito ovunque io fossi, ecco, il genere non sarebbe più stato una questione, più stato un problema. Ed è questo che ha, diciamo, illuminato il mio percorso, lo sta illuminando finora. Quindi sono riuscita a sorpassare scherni, ironie. Però io posso portare l'esempio di moltissime colleghe, anche che si sono poi iscritte all'associazione Women in Surgery, di cui adesso sono presidente, riportando appunto racconti di discriminazione sul luogo di lavoro, in cui appunto il fatto di essere donna voleva dire essere molto spesso inviata ad attività che non fossero prettamente la sala operatoria, che la loro formazione fosse minata. E lo dice anche la letteratura, insomma, la letteratura, soprattutto statunitense, è molto chiara sull'argomento. Le donne sentono che hanno una formazione diversa, sentono ostacoli sia nella formazione che poi soprattutto nel ruolo. Per non parlare ovviamente della pipeline, quindi del soffitto di cristallo, del fatto che poi molte poche arrivano in posizione di leadership. Io credo che nel mio caso il bello deve ancora venire, nel senso che fino a qui tutto bene, poi un pochino alla volta, vediamo che cosa succederà quando si cercherà di ambire a ruoli di leadership. Lì credo che il nostro ambiente non sia ancora proprio pronto, però lo vedremo. Io spero che i fatti mi contraddicano. Guarda, rimarrei, diciamo, proprio su questa ultima affermazione che hai fatto, è appunto guardando proprio il settore della medicina, in particolare quella appunto della chirurgia, quindi diciamo che forse possiamo affermare che ancora non è abbastanza maturo per accogliere donne, diciamo, i ruoli ai vertici. Quale provvedimento suggeriresti, prenderesti, diciamo, invece per favorire una maggiore partecipazione di chirurghe in ruoli apicali? Dico spesso che bisogna partire dal denominatore. Il fatto che ci siano in generale nella professione poche donne in posizione di vertice è perché ce ne sono poche al denominatore. E questo è sicuramente vero. Non sono certa che aumentando il denominatore aumenti anche il numeratore. E quindi una serie di azioni devono essere intraprese. Tra le azioni che io ritengo fondamentali c'è sicuramente la considerazione di quello che è il bias intrinseco, cioè pesare il fatto che nelle progressioni di carriera le donne hanno quello che la letteratura dice chiaramente un bias intrinseco legato al fatto che per arrivare dove sono hanno dovuto superare più ostacoli. Per cui io credo che la rappresentanza delle donne in posizione di vertice debba essere in qualche modo stimolata, aiutata, non con le quote. Sono sempre molto in difficoltà a giustificare la mia posizione sulle quote perché hanno anche degli aspetti molto positivi. Tuttavia penso che sia necessario magari in qualche modo pesare il risultato di un concorso piuttosto che di insomma, della ricezione di un grant di ricerca, eccetera, sul fatto che una persona che raggiunge questa posizione o che ambisce a questa posizione è donna, perché le donne notoriamente hanno dovuto sopportare e superare più bias di tipo intrinseco, oltre che i classici bias estrinseci legati un pochino più al concetto generale della donna nella società. Per cui la rappresentanza è necessaria, ma per essere necessaria si deve aumentare il denominatore. Per aumentare il numeratore bisogna considerare i bias legati alle donne e quindi favorire le donne in qualche maniera. Anche negli Stati Uniti si inizia ad utilizzare il fattore di correzione nei risultati dei concorsi, che non deve essere un fattore di correzione estremo, ma a parità di merito io credo che si debba iniziare a lanciare il messaggio che forse è giusto, che a parità di punteggio si debba prendere una donna, come in molti concorsi pubblici si prende il più giovane. Bene, iniziamo a pensare che al di là del più giovane e del più vecchio è importante anche prendere donne, perché più donne in posizione di leadership vuol dire un ambiente, diciamo, più preparato alle questioni che sono anche correlate alle donne, che sono questioni, diciamo, tipiche, perché di fatto siamo di due generi differenti e ci comportiamo in maniera differente. E finché il mondo del lavoro è settato sulla frequenza uomo, è difficile che le donne riescano ad esprimersi al meglio. Questi sono, diciamo, i punti cardine.
Sicuramente questo viene poi anche affiancato dalla possibilità di avere una formazione continua, no? In modo tale che comunque venga poi sempre riconosciuto il valore della professionista. Diciamo che possiamo anche parlare di un sistema sempre più meritocratico che possa in qualche modo dare questa opportunità, mantenendo anche spesso un giusto equilibrio tra quello che magari potrebbe essere anche la vita professionale e personale. A tal proposito ti vorrei chiedere cosa significa per una donna lavorare in una sala operatoria? Immagino che la tua agenda sia abbastanza fitta di impegni. Quanti interventi hai in programma ogni settimana? Diciamo che molte di noi si comportano in maniera diversa rispetto al ruolo che hanno, quindi io lavoro in un ambiente accademico, quindi nella mia settimana ci deve entrare una parte di docenza, una parte di ricerca, una parte attività clinica, una parte ambulatoria, una parte di sala operatoria, per cui io faccio circa 4-5 interventi a settimana, che poi dipendono, possono essere due, possono essere di più, ci sono spesso urgenze richieste anche da altri reparti di consulenze, quindi quelle, ci sono settimane in cui sono in sala operatoria tutti i giorni e settimane in cui sono in sala operatoria una volta. Quindi in linea generale io cerco sempre di organizzare la settimana in maniera tale da essere 2 volte a settimana in sala operatoria, una volta in ambulatorio e gli altri 2 giorni cercare di lasciarli, oltre che alla clinica, quindi alle visite dei malati ricoverati, anche alla, e ovviamente delle urgenze e quant'altro, all'attività di ricerca e didattica, che è una parte importante del mio lavoro. Però le giornate sono infinite, insomma, sì, sono assolutamente infinite e più impegni hai e più le giornate, insomma, tendono. Io poi sono una persona, dico spesso, sono una collezionatrice di impegni. Io davvero ho sempre mille cose che si susseguono, ma va bene così, va bene così. Vivo di entusiasmo, quindi penso sia necessario cercare di riempire la giornata di cose belle in maniera tale da essere soddisfatti del proprio lavoro, e questa soddisfazione la vedono anche i pazienti, quindi questo è veramente importante. Rimanendo sempre, diciamo, nell'ambito dell'esperienza, diciamo, soprattutto anche della presenza di una donna all'interno di una sala operatoria, una donna incinta non può entrare in una sala operatoria. Che tipo di impatto ha questa norma sulla carriera di una chirurga? E diciamo anche che cosa tu ne pensi rispetto un po' a questa norma? Sì, questo è un aspetto importante che secondo me subirà delle rivoluzioni negli anni a venire, perché di fatto la legislazione in Italia è molto diversa rispetto a quella che ha negli altri paesi del mondo. È vero che fare la chirurga e essere mamma contemporaneamente con incinta non è una cosa possibile, e peraltro vi spiegherò che il fatto di entrare a contatto con un possibile rischio per l'embrione, il feto, mette a quel punto la mamma in una condizione di necessario allontanamento da ogni luogo in cui si possa in qualche maniera mettere a repentaglio la vita dell'embrione, del feto. Pertanto la mamma, non, nel momento in cui appunto la donna è incinta, chirurga primaria di chirurgia o chi che sia, non può avvicinarsi alla sala operatoria e non può farlo per tutto il periodo della gestazione e poi vabbè, per i mesi a venire di maternità obbligatoria almeno. Pertanto, voi potete immaginare che se vogliamo pensare di rendere questo mestiere in qualche modo possibile e anche un po' più agevole per le giovani, parlo della fascia almeno 30-40 anni, ecco, bisognerebbe iniziare a pensare di rendere questo aspetto perlomeno volontario, in maniera tale che ciascuna decida per la sua vita, la vita ovviamente di suo figlio, in maniera tale da rendere un pochino più facile anche l'accesso alla sala operatoria, laddove effettivamente il rischio sia dal molto basso al nullo. Capite che questo ha un impatto veramente importante nella crescita professionale. Pensare che io domani debba rimanere fuori di nuovo dalla sala operatoria per altri 9-10 mesi è davvero tantissimo. 10 e più mesi è davvero tantissimo. Un anno almeno è tanto, e quindi si inizia a pensare che questo possa essere un fattore da modificare. Ci sono ovviamente pareri contrastanti, il mio parere è che questa cosa debba in qualche modo essere rivista, una posizione che debba essere assolutamente rivista.
Parlavamo prima dell'associazione che hai fondato e parlavi anche, diciamo, di passione, no? Hai deciso appunto di fondare Women in Surgery Italia per valorizzare proprio la diversità di genere in quest'ambito. Ci puoi raccontare un po' nel dettaglio di che cosa si occupa l'associazione e gli obiettivi che intende perseguire? Sì, Women in Surgery Italia è la figlia della dottoressa Frigerio e mia. Abbiamo fondato Women in Surgery Italia nel 2015, il 15 di ottobre, quando insieme io ero la sua specializzanda e lei per la prima volta mi ha voluto veramente insegnare cosa volesse dire non solo farla chirurga tecnicamente, ma farla chirurga nel senso, diciamo, più pieno del termine, farla mamma, farla donna, farla chirurga, a fare la persona realizzata personalmente, professionalmente e non solamente la tecnica di sala operatoria. E, ci siamo guardate intorno, ci siamo accorte che aneddotico è il fatto che in quel giorno, in quella sala operatoria, l'unica persona di genere maschile era il paziente e noi tutte, dall'anestesista all'infermiere, strumentista e noi due chirurghi, eravamo tutte donne. Quindi ci siamo accorti che qualcosa stava cambiando, proprio un grosso intervento, il più grosso intervento della chirurgia generale, oncologica, a dimostrazione che insomma si poteva fare. Ecco. E quindi abbiamo deciso di iniziare a raccontare questa storia. All'inizio ci siamo unite e abbiamo iniziato, anche con l'appoggio della Società Italiana di Chirurgia, abbiamo iniziato un pochino a parlare, a fare i conti, no? Di quante donne ci fossero, quante in posizione di vertice, quante specializzande, quante studentesse di medicina e via. E ci siamo un pochino accorte. Ovviamente abbiamo ridisegnato quello che è questo famoso grafico a forbice, la pipeline, quante donne magari in posizioni iniziali e quante poche in posizione di vertice. E abbiamo cercato di capire quali fossero in qualche modo gli elementi che contrastassero la progressione della carriera della donna in ambiente chirurgico, quali fossero le misure da prendere per favorire un ambiente un pochino più permissivo. E così abbiamo fondato questa associazione che ci sta dando grande soddisfazione. È stata la prima associazione di chirurghe, un pochino sulla scorta di altre esperienze americane, inglesi, canadesi, che voglia in qualche modo unire, rappresentare le chirurghe italiane, ciascuna con le proprie diversità e propria visione anche della professione, e che voglia soprattutto essere un faro per le più giovani che spesso hanno bisogno di un punto d'appoggio. Io lo dico spesso, Women in Surgery Italia esiste per le ragazze, esiste per le studentesse di medicina, esiste per le studentesse delle superiori che vogliono, che ambiscono alla professione chirurgica, non esiste per me, non esiste per Frigerio, non esiste per le chirurghe formate. Perché bisogna in qualche modo creare un ambiente più positivo, un ambiente aumentare la rappresentanza delle donne, come vi dicevo, aumentare l'occupazione chirurgica delle chirurghe e rendere l'ambiente più facile. È proprio in questi ambienti qui, è proprio un'associazione come la nostra, che insieme ad altre associazioni di donne può portare la voce, le necessità delle chirurghe. In qualche modo cercare di mettere in discussione anche lo stato dell'arte. E poi sicuramente adesso stiamo partendo con il grosso progetto di Mentor Vis, quindi creare appunto un rapporto mentore-allievo con le più giovani in maniera tale da aiutarle nello sviluppo della propria carriera. Per cui io lo dico sempre, lo dico anche oggi, sono sempre a disposizione per chiunque mi volesse scrivere, volesse mandare una mail, il mio nome, appunto il mio cognome, @unipd.it, mi cercate e io veramente quello che posso fare per favorire o per discutere con voi il ruolo delle chirurghe o insomma, delle vostre ambizioni professionali sono a disposizione. Quindi diciamo che provate anche a costruire dei modelli a cui ispirarsi, no? E avere anche dei punti di riferimento, delle guide per le giovani, diciamo, future chirurghe. Innanzitutto davvero complimenti per questa iniziativa perché è davvero interessante e credo che proprio la filosofia del give back sia comunque una filosofia da divulgare da generazione in generazione. Quindi direi che a questo punto invitiamo le future chirurghe ad iscriversi immediatamente nella vostra associazione. Parlavi prima di un mentore e parlavi anche di un progetto pilota che lancerete all'inizio 2022. E che ruolo, diciamo, ha avuto questo mentore nello sviluppo del tuo percorso professionale e direi anche nei confronti diciamo, della tua formazione e della tua carriera?
Il mentore è una figura di riferimento essenziale per la professione chirurgica, e soprattutto, vi dico, per le chirurghe. Io ho avuto la fortuna di non avere solo un mentore, ma di avere più di un, av aver avuto e avere ancora più di un mentore, persone che sono state in grado di aiutarmi in diverse fasi della mia carriera, di essere punti di riferimento ancora in ogni momento di difficoltà o meno, anche in condivisione di risultati, e persone che in qualche modo supportano e sopportano l'allievo nella progressione. Ecco, la figura del mentore è fondamentale. Abbiamo pensato di incentivarla anche mettendo a disposizione delle chirurghe più giovani, delle figure professionali sul territorio italiano intanto, e poi insomma speriamo di espanderci presto, in maniera tale da dare loro quello che alcune di noi molto fortunate sono riuscite a trovare. Bene, direi che avere, come dicevo prima, dei ruoli di riferimento è molto importante. Allora, prima diciamo di concludere la nostra chiacchierata, avrei per te due domande, le ultime due domande da porti. Allora, diciamo che la tua è sicuramente un'esperienza di grande successo, chirurga, ricercatrice, docente. Cosa speri, diciamo, che cambi nel prossimo futuro? Quali cambiamenti vorresti vedere nei prossimi 5 anni? Ma mi piacerebbe vedere un ambiente un pochino più aperto al cambiamento, un pochino più aperto alla diversità. Mi piacerebbe sentire un ambiente un pochino più fluido, un pochino più dinamico, in cui le differenze, le esperienze, soprattutto di chi viene da fuori o come semplicemente che la pensa in maniera diversa dal comune pensiero, ecco, possa essere messo in discussione, possa essere discusso. Questo è uno degli aspetti più importanti che secondo me farebbe bene alla società, farebbe bene all'università, farebbe bene alla professione chirurgica, eccetera. Quindi la contaminazione con nuove idee, contaminarsi con nuove professioniste, in ruoli diversi, anche in posizioni apicali, anche facendo cose che in passato non si sono fatte, per cercare in qualche modo di challenge, no? Mettere in discussione lo stato dell'arte e cercare appunto di migliorare le cose. Io credo nel cambiamento, credo nel benefit della diversità, e quindi mi auguro che nei prossimi 5 anni, 10, 15 e via, non si possa fare altro che questo. Se mi chiedi invece, so che mi volevi chiedere questo, che cosa penso rispetto a me nei prossimi 5 anni, penso che insomma, mi piacerebbe avviare Women in Surgery Italia in maniera tale che riuscisse a vivere anche senza di me, senza la dottoressa Frigerio, ma dell'entusiasmo di nuove giovani che stiamo un po' alla volta reclutando. Quindi diciamo che consigliamo alle future chirurghe e studentesse innanzitutto di accogliere delle nuove challenge, di continuare a lasciarsi ispirare e soprattutto diciamo di cercare di essere sempre competitive attraverso la formazione. Esatto. Innanzitutto Gaia, ti ringraziamo per essere stata qui con noi oggi, è stato davvero un piacere averti qui. Piacere mio. Storie di Power Generation torna il 21 settembre con l'intervista della giovane imprenditrice Giada Zhang. Per maggiori informazioni sul progetto, vi invitiamo a scoprire di più sul sito di CariProFactory. Vi ringrazio e vi auguriamo una buona estate.